How's it going? Welcome back into my channel, io sono Mr. Nobody. Avete presente che l'ultima volta che mi avete visto con Mauro ad assaggiare i drink vi avevo parlato di quel supermercato mattissimo dove vendevano cose da tutto il mondo? Ci sono ritornato. E questa volta niente drink, ma cibo davvero molto molto strano. Detto questo, direi che possiamo subito cominciare con questo assaggio di 10 prodotti stranissimi. Naturalmente non sarò da solo perché vedete alle mie spalle il caro vecchio Mauro, che in questo caso farà gli assaggi con me, ma anche da cuoco, perché alcune cose hanno bisogno di essere o scaldate o cucinate o sterilizzate. Almeno credo. Eccoli qua, Mauro. Ti ho portato alcuni prodotti da assaggiare oggi. Tarama salata e questo, la rissa. Quindi, per cominciare questa serie di assaggi, il buon Mauro ha deciso di scegliere questo Stuffed Wine Leaves with Rice, che è un prodotto bulgaro, detto. Sì. Sì, prodotto bulgaro. Foglie di vite, foglie dell'uva, che avvolgono un ripieno di riso. Ok. Involtini di vite, sembrano alieni, sembrano dei bachi. Odore di salamoia, normale. Direi che avendolo aperto tu, naturalmente ti spetta il primo boccone di questo antipasto dalla Bulgaria. Dei mini involtini fatti con foglie di vite, riso e cipolle. Cheers. Sono buoni. Sono limonosi e sono davvero buoni. No? No. Il riso naturalmente dentro è scotto, però tutto insieme ha un buon sapore. Ero partito con la peggiore delle aspettative ed in realtà sapete che c'è. Ne molto buono. Un altro. Adesso potremmo pulirci il palato con una bella tarama salata. E questa salsa è di un colore rosa molto molto intenso. Mi sa che è a base di pesce. Cioè... uova di pesce, sì. Cipolla e altre spezie. Testo olfatto. Ha un odore salato. Puoi sentire il sale nel naso. Ho capito cos'è. È una salsa di Majin Buu. Guardala. Il colore è proprio quello lì. Sembra un del pongo. Chin. Ok. No. Effettivamente è una delle robe più salate del mondo. È una crema che sa fortissimo di caviale, di uova di pesce, insomma. Il sapore è troppo 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 intenso. Archiviamola. A questo punto, Mauro, ho per te il terzo prodotto da assaggiare quest'oggi. Anche questo è inquietante, eh. Però te l'ho portato in cucina perché in questo caso va cucinato. Squiecca. Che cos'è? È una consonante. No, che cos'è? È un patè di consonanti. No. È un patè di salsiccia polacco, dovrebbe essere. Oh. Vorrei solo capire se quella è muffa o è grasso. Penso sia grasso. Spero sia muffa. Sinceramente. Imbarazzante. Direi che l'aspetto non è proprio dei migliori. Maiale, acqua, sale, soia, spezie. Un pasticcio di carne in barattolo, tipo. Sì. Oh! Oddio! È un trullo di carne! Signori! Fischia! Tra tutte le cose che ho comprato, questa è nella top 3 delle cose che mi spaventano di più. Ma sai che l'odore è buono in padella? Tu dici? Sì, sembra davvero una carne in scatola. Ma è buono. Ma sì, è buonissima. Sì, sono pezzettoni di carne in barattolo. Però il gusto è buono. Ho provato. Direi che approvata la carne in barattolo, possiamo passare al quarto prodotto, al quarto assaggio di quest'oggi, con una cosa che in realtà non mi spaventa troppo. Ed è scritta in tedesco. Però credo sia un prodotto. Da dove arriva, Mauro? Turco. Melanzane ripiene di riso e pomodori. Degli involtini come quelli di prima, ma fatti con le melanzane. Oh! Ma è del sushi! L'odore è molto molto simile a quello degli involtini di foglie di vite che abbiamo assaggiato prima. E mi ricorda anche un po' i pomodori verdi sott'olio, non so perché. È sempre riso, molto scotto questa volta, all'interno di una mezza melanzana. Sembra farro. Buon appetito, solo perché non so come si dica in turco. Buono. Ricorda molto l'altro. Molto acetoso. Sì. Siamo arrivati al quarto prodotto e per ora mi sta stupendo in maniera troppo positiva, per cui succederà qualcosa di molto brutto. Avremo dei botti finali. Esatto. A questo punto, dopo gli involtini di melanzana, è il momento per il quinto e il sesto prodotto. Che in realtà non li chiamerei troppo prodotti perché ti ho portato dei turisti in scatola
e una cosa da 99 centesimi che penso sia cibo per gatti di nuovo perché c'è un pesce sopra. Per cui direi di cominciare con Turisisnerk. Sì, che in pratica dice esplicitamente sul retro Tourist canned meat, carne di turista in scatola. Carne di turista in scatola. Ed è una cosa che un po' mi spaventa, ma solo un pochino, perché ho paura che un giorno potrei finirci dentro. Ah, però abbiamo un blocco. L'odore è immondo, è veramente una roba immonda. Oh! Sì, la consistenza è proprio quella del turista e si taglia proprio con un grissino. Non ho capito perché si chiama carne di turista. È una cheesecake di turisti. Ne prendo un pezzo piccolo piccolo. Cheers. Sai spam. Ha lo stesso gusto identico alla carne in scatola che è famosissima in Inghilterra, chiamata appunto spam, che poi anche quella che ha dato il nome alle mail di spam. Ma questa cosa l'ho già raccontata in un vecchissimo video che trovate sul canale. Questo è un prosciuttone in scatola per niente invitante. Detto tutto questo, Mango, ho per te il secondo assaggio. Paprikarnzyniski. Non sono molto bravo con il polacco, proprio per niente. Credo sia a base di pesce e costa 99 pence, come dicevo prima. È uguale all'altra, ma solo che di un altro colore. Ma c'è uno smile! Guarda, sta ridendo! Ma che bella! Che schifo. Ha un odore cattivissimo però. Sì sì. Anche se aveva lo smile. Secondo me è una scatoletta molto cattiva. L'ha fatta diventare molto cattiva sta scatoletta, eh. Cheers. Non è così male in realtà. Ma di cozze, patate e qualche addensante tipo la segatura. Si fa mangiare, è molto poco invitante, però se avete dei palati forti, e io a forza di fare queste cose mi sono creato una sorta di palato d'amianto, riesco a mangiarla, però è un 5 comunque. In questo caso questo sesto prodotto è una cosa davvero poco, molto poco, pochissimo, invitante. Mango slice pickled, ovvero del mango a fette sott'aceto, immerso in una sorta di mostarda. Ok? Si è aperta da sola. Magari è frizzante. Interessantissima la cosa. Ci sono anche dei peli. Ma forse per conservarlo meglio. I peli dici? Sì. Cin. Non posso ingoiarlo. Non posso ingoiarlo. Aiuto. Aiuto. Ha un sapore davvero troppo intenso e prende l'ultima parte della mascella e la gola. Direi che non fa per me. Detto questo, per togliermi il sapore di aceto, abbiamo pronto Sofra. Cos'è? Rape rosse sott'aceto. Questa... A me piacciono molto le rape rosse. Il colore è davvero molto molto simpatico, sembra un evidenziatore. Sembrano delle punte di evidenziatore. Uguale proprio. Cin. Non è male. Se ti piacciono le rape. Perché sono un po' marognole. A questo punto, effettivamente, per sciacquarci la bocca da tutto questo aceto, mi sono tenuto per ultimo due dolci. Almeno quelli che io credo siano dei dolci. Direi quindi di concludere questo assaggio di prodotti strani dal mondo, appunto, con due dolci. Mauro, sei pronto? Ed ecco qua il nono prodotto. Spotted Dick. Di cui penso la traduzione sia piuttosto... scontata. Scontata. Io ho un po' paura di cosa uscirà da quella scatola. Dovrebbe essere una sponge cake, uno sponge pudding, quindi una torta margherita in pratica. E non capisco davvero perché si chiami Spotted Dick, che vuol dire proprio ho visto... Sì. Oh, sì. Sì, vediamo. Ok. Buono l'odore. È un semplicissimo tortino speziato. Sa un pochino di quei dolci da Natale con chiodi di garofano, cannelle, quelle cose lì. E peperoni. Perché? Uno per te e uno per me. Bella compatta. Sì, cheers. Oh, è buonissimo. Però devi berci qualcosa per forza perché sennò ti ostruisce le vie aeree. C'è molta cannella. E molto zucchero. Però un 8, un 9 addirittura. È davvero molto buona. E non avevo mai mangiato una torta in lattina. A questo punto, mentre io finisco questo mio boccone di torta, potresti introdurre l'ultimo prodotto di questo assaggio. Ci concediamo l'ultimo sfizio. In pratica questo ginkgo bonbon. Eh sì. Al cioccolato. Sono tipo praline di qualcosa, dentro c'è qualcosa. Cin. Oh. Oh. Sembra di mangiare un cioccolatino croccante alla crema catalana. Uguale. Molto tosto da mangiare però.
3 hours later. Un amico il solito pate cioccolato. Direi quindi che questo assaggio di prodotti mattissimi del mondo si conclude così. Non è stato troppo cattivo nei miei confronti e le mie papille gustative questo assaggio qui. Forse soltanto quel bruttissimo e cattivissimo mango sott'aceto. Tutti gli altri prodotti in realtà mi hanno stupito in maniera molto ma molto positiva. Direi che è davvero tutto. Sì. Take care and see you later. Ciao.